Le quattro giornate di Napoli furono uno dei principali episodi di insurrezione popolare avvenuti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, grazie al quale i cittadini napoletani riuscirono a liberare la città dall'occupazione delle forze armate tedesche. L'avvenimento, che valse a Napoli il conferimento della medaglia d'oro al valor militare, consentì alle forze alleate di trovare al loro arrivo il 1 ottobre del 1943 una città già libera dall'occupazione nazista, grazie al coraggio e all'eroismo dei suoi abitanti, ormai esasperati e allo stremo dopo lunghi anni di guerra. Napoli fu infatti la prima tra le grandi città europee ad insorgere con successo contro l'occupazione nazista. Come ogni anno, dunque, sono stati commemorati i caduti e ricordato il sacrificio dei napoletani. In mattinata la deposizione delle corone di fiori al mausoleo di Posillipo, poi in piazza Bovio ed infine in piazza Salvo d'Acquisto, il carabiniere simbolo della resistenza italiana. Erano presenti, oltre al sindaco De Magistris, il prefetto Andrea De Martino, il console americano Donald Moore e le massime autorità politiche e militari della città.